Allora, oggi vi farò vedere come realizzare uno smokey eye molto molto semplice, per cui è perfetto per chi è alle prime armi con lo smokey eye e quindi ha bisogno di imparare ancora tutte le tecniche, eccetera. Ho voluto però arricchire questo smokey eye, che in realtà sarebbe stato molto semplice, con una linea di eyeliner glitterato fucsia che ho abbinato al colore delle unghie. Quindi appunto è uno smokey eye con un twist di colore. Lo smalto che ho applicato sulle unghie è il Ceramic Effect numero 09. E niente ragazzi, che dire, io vi lascio il tutorial, un bacione, se vi piace il trucco, seguite il tutorial. Ciao! Inizio stendendo la mia base in crema e vado ad utilizzare un correttore piuttosto chiaro come base. Ne metto in abbondanza sulla palpebra mobile e poi ne metto un po', non sulle sopracciglia, ma anche nella piega e sotto il sopracciglio. Poi vado a sfumarlo. Ora vado a prendere questo bell'ombretto nero matte, utilizzo un pennello piatto abbastanza rigido per la palpebra mobile e vado a prendere col mio pennello un po' dell'ombretto. Prendo anche un tovagliolino di carta e vado ad appoggiarlo qui sotto l'occhio, così se ci cadrà dell'ombretto giù non andrà a depositarsi sulla guancia. In caso potete anche creare prima il trucco occhi e poi andare a rimuovere tutto il fallout, tutto il trucco che è caduto, se è caduto, perché con gli smokey eye capita purtroppo spesso e volentieri. Quindi appunto potete, dopo aver fatto il trucco occhi, togliere tutto il trucco in eccesso, l'ombretto che è caduto sulla guancia e poi creare la vostra base con il fondotinta, insomma va un po' a preferenza. Quindi appoggio il tovagliolo così e vado a depositare il colore sulla palpebra mobile. Ora cambio pennello, prendo un pennellino adatto alla piega dell'occhio, un po' più morbido dell'altro, e vado a prendere questo bel marrone di media intensità e vado a stendere questo marrone nella mia piega. Inizio dove finisce l'occhio, quindi nell'angolo esterno, e porto il colore anche un po' sopra il nero che ho sfumato poi nella piega. Continuo fino all'interno dell'occhio. Ora con un altro pennello, anche questo bello soffice, prendo questo color carne e vado ad utilizzarlo come illuminante sotto al sopracciglio. Ok, e a questo punto utilizzo lo stesso pennello per andare a sfumare la linea del nostro marrone. Quindi la porto un po' verso l'esterno, qui nell'angolo esterno. E continuo a sfumare seguendo la linea dove è più marcata. A questo punto riprendo il primo pennellino che abbiamo usato all'inizio, quello rigido e piatto, con lo stesso colore che abbiamo usato all'inizio, quel nero matte, e vado a prelevare il colore, questa volta non con la parte principale del pennello, non so come chiamarla, ma con il lato. Quindi vado a prendere il colore e a depositarlo sul lato. Riprendo il mio fedelissimo tovagliolino di carta. Lo posiziono sempre qui e vado ad applicare il colore sulla linea delle ciglia inferiori. Ora riprendo il pennello che abbiamo usato poco fa per sfumare e vado a sfumare un pochino anche le ciglia, cioè il colore che abbiamo messo nelle ciglia inferiori. Ok, ora con il cajal nero vado a segnare sia la rima interna inferiore che la rima interna superiore.
sbatto le palpebre, cioè chiudo e riapro l'occhio molto velocemente in modo che il colore da sotto si trasferisca sopra, perché soffro terribilmente il solletico nella rima interna superiore delle ciglia, è incredibile, però mi prude in una maniera assurda se cerco di applicare la matita direttamente lì, quindi faccio così. Ora prendo il mio eyeliner in glitter fucsia e lo applico sopra le ciglia superiori. Inizio con la linea un po' più sottile verso l'interno e poi, man mano che mi sposto verso l'esterno, vado ad inspessirla un pochino. Ora non ci resta che applicare il mascara nero. Ne metto un pochino anche sulle ciglia inferiori. Applico questo blush che è sul rosa, color rosa carne, comunque un colore abbastanza naturale. Visto che ho caricato molto gli occhi, non voglio fare altrettanto che con le guance. Sorrido un po' per intravedere la zona dove devo andare a stendere il blush. Poi sulle labbra applico un gloss, anche questo di un colore chiaro per non appesantire troppo le labbra, perché voglio mettere in risalto gli occhi con questo trucco. Quindi appunto uso questo gloss rosato brillantinato. Ed ecco fatto ragazze, il trucco è completo, spero che vi sia piaciuto, vi mando un bacione grandissimo e a presto. Ciao!